Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video voglio parlarvi di uno dei killer della squadra della morte di Totò Riina durante la seconda guerra di mafia. E sto parlando di Vincenzo Puccio. Vincenzo Puccio, nato a Palermo nel 1945, aveva due fratelli, Pietro e Antonino. Sin da giovane frequentava Pino Greco, Scarpo Zetta, e probabilmente fu proprio lui a farlo combinare in Cosa Nostra negli anni 70. Nella famiglia mafiosa di Ciaculli, dove il reggente del mandamento era Michele Greco, detto il Papa. La famiglia di Ciaculli in quegli anni diventa fedelissima agli emergenti corleonesi di Luciano Liggio e Totò Riina, e dove il killer Scarpuzzetta diventa uno dei suoi sicari preferiti. Così Pino Greco, al suo primo omicidio eccellente, mette nel gruppo di fuoco anche il suo compagno, Vincenzo Puccio. Obiettivo era il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Giuseppe Russo era il comandante del nucleo investigativo di Palermo, il quale stava indagando all'omicidio del procuratore Pietro Scaglione, sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, ma soprattutto stava indagando su Luciano Liggio e Totò Riina, riguardo i sequestri di persona che avvenivano tra Palermo e Trapani. Ai corleonesi cominciava a dare grattacapi. Così, all'insaputa della commissione di Cosa Nostra, i corleonesi decisero la sua morte, dandogli carico al miglior killer, Scarpuzzetta. Pino Greco formò la squadra di fuoco insieme a Vincenzo Puccio, Leo Luca Bagarella e Giovanni Brusca. Il 20 agosto 1977, a Figuzza, una frazione di Corleone, uccisero il tenente colonnello insieme ad un suo amico, Filippo Costa. Ne ha raccontato dell'accaduto il pentito, quale suo amico, Francesco Marino Mannoia, Mozzarella, o anche il chimico, il quale ha dichiarato di aver incontrato Scarpuzzetta a casa sua qualche giorno dopo il delitto e che Pino Greco gli abbia confessato di essere stato lui insieme a Bagarella e Puccio. Scarpuzzetta però gli chiese di non dirlo a nessuno perché il suo capofamiglia, Stefano Bontate, non ne sapeva nulla dell'omicidio, proprio perché non era stato deciso in commissione. Qualche mese dopo quell'omicidio, Vincenzo Puccio fu arrestato dopo aver cercato di fuggire all'arte dei carabinieri. Ma quello servì a far scappare Pino Greco, che era con lui in auto ed era già latitante. Fu arrestato, ma fu subito liberato, e da lì si rese latitante. L'anno successivo, in Cosa Nostra, fu estromesso Gaetano Badalamenti dalla commissione e fu sostituito da Michele Greco, il Papa. Così, il mandamento di Ciaculli, Totò Riina lo diede a Pino Greco Scarpuzzetta, il quale, a sua volta, nominò suo vicecapo Vincenzo Puccio. Il 4 maggio del 1980 fu ucciso il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Si trovava a Monreale per la festa del Santissimo Crocifisso. Stava con sua figlia di 4 anni in braccio e sua moglie Silvana, quando un killer gli sparò alle spalle. Il capitano lavorava vicino a Paolo Borsellino sul caso dell'omicidio del capo della mobile Boris Giuliano, avvenuto l'anno prima. Aveva messo tanti tasselli insieme il capitano Basile ed era arrivato al clan dei Corleonesi, ricostruendo il loro quadro criminale che faceva a capo a Totò Riina. I killer vennero subito fermati e arrestati. Erano Giuseppe Madonia, figlio di Ciccio, Armando Bonanno e Vincenzo Puccio. Come alibi dissero che si trovavano a Monreale per uscire con 3 ragazze, di cui non potevano dire i loro nomi perché erano sposate. Ma furono condannati prima, poi dopo un travagliato iter giudiziario, vennero assolti con obbligo di soggiorno in Sardegna, dove ovviamente fecero perdere subito le loro tracce. Vincenzo Puccio entrò nella squadra della morte dei Corleonesi di Totò Riina. È stato coinvolto nell'uccisione del giornalista Mario Francese,
del magistrato Cesare Terranova. E del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Il lavoro più difficile glielo ordinò Riina a fine del 1985, quando gli ordinò di uccidere il suo capo, ma soprattutto suo amico, Pino Greco Scarpuzzetta. Di questo omicidio ne ha parlato in tribunale Giuseppe Marchese, killer che faceva parte della squadra della morte, e anche l'altro suo amico di Scarpuzzetta, Francesco Marino Mannoia, dichiarando che ad uccidere Scarpuzzetta nel suo covo in zona della Cera a Bagheria fu Vincenzo Cuccio, Giuseppe Lucchese, Agostino Marino Mannoia e La Rosa Filippo. Da lì Vincenzo Cuccio diventa capomandamento di Ciaculli al posto del suo vecchio capo Scarpuzzetta, e Giuseppe Lucchese, Lucchiseddu, diventò il suo vice capo. Ma nell'ottobre del successivo anno del 1986 venne arrestato, e nel frattempo i pentiti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno avevano parlato di lui nelle loro confessioni, rivelando agli investigatori il ruolo di primo ordine di Cuccio all'interno di Cosa Nostra. Boss tutto di un pezzo, mai una parola fuori luogo, mai un cenno di pentimento. Ma il tempo passa e Cuccio comincia a lamentarsi del comportamento del suo vice capo, Giuseppe Lucchese, che non gli faceva più sapere le cose che succedevano nel mandamento e soprattutto prendeva decisioni senza interpellarlo. E comincia a storcersi anche contro il capo dei capi, Salvatore Riina, arrivando a dire che, quando sarebbe uscito, avrebbe organizzato un colpo per eliminare il capo dei capi e Lucchiseddu. Purtroppo per lui, si lamentava con i fratelli Marchese, con cui era detenuto nella stessa cella, i quali erano i cognati di Leo Luca Bagarella, che a sua volta era cognato del capo dei capi Totò Riina. Ma di questo ve ne parlerò nella seconda parte. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così da non perderti le notifiche dei prossimi video e soprattutto della seconda parte.